Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Anche oggi iniziamo leggermente in ritardo perché è l'una e quattro precisamente. Stamattina mi sono svegliata tardissimo perché ieri sono andata a dormire tardissimo per vedere Il Signore degli Anelli. Cioè, non mi ero assolutamente accorta che il secondo film durasse quasi 3 ore. Cioè, ragazzi, un botto di tempo. Neanche il Titanic a momenti. Quindi sono andata a dormire tipo alle 2:30 e si può notare dalle mie occhiaie. Cioè, sono marroni oggi. Vabbè, ho già editato il Vlogmas. Adesso mi stavo per mettere a fare il primo look della giornata perché, come vi ho detto ieri, ne dovrò fare due. Quindi già so che non potrò starvi dietro più di tanto, ma chiacchiereremo più tardi. Adesso preparo tutto quello che mi serve per fare questo look, perché vi dico oggi, visto che poi devo lavare i capelli, faccio i look, diciamo, più complicati che andranno a sporcarmi di più. Di solito funziona così. Quindi sono belli lunghetti e mi sbrigo subito a farli, cioè mi sbrigo, tra virgolette, sempre. Ok, ragazzi, ho appena finito di fare il primo look. Ho scattato 3 foto di numero. Mai capitato, spero siano venute bene, perché onestamente ero proprio impedita. Avevo delle sopracciglione, la parrucca, un cappello, una sciarpa e già vi ho spoilerato troppo. Quindi mi sono detta: speriamo che sia venuto bene, ecco. Adesso controllo subito le foto, poi sono le 3. Devo ancora pranzare, ma ho fatto colazione tardi, quindi non ho neanche fame, onestamente. Sto finendo di modificare tutte le cose per il vlogmas di oggi. Mamma mia, ma a voi non vi pare ogni giorno di fare le stesse cose? Io ripeto, la mia vita è così monotona, però sono felice perché almeno domani, vedete, vado a fare una cosa diversa dal solito. Insieme a Franci, ve l'avevo già accennato settimana scorsa. Comunque sì, questo specchio ho messo qui in maniera tattica perché non vorrei, insomma, spoilerare a tutti il mio seno, nonostante ci sia già un video apposta, quindi. Ah vabbè, ma poi lasciamo perdere questo discorso, ragazzi, perché la situazione sta peggiorando giorno dopo giorno. Ma avremo modo di parlare anche di questo probabilmente più avanti. Adesso non voglio dire nulla perché sono soltanto tanto, tanto, tanto arrabbiata. Tra l'altro, guardate il disagio che c'è sopra questa scrivania e su questo letto. Ho tra l'altro usato questa parrucca che era quella di Daenerys. Adesso vi faccio vedere come mi sta perché io voglio tornare ad avere questo colore di capelli e li voglio così lunghi. Allora, non ci fate caso, adesso l'ho messa un po' alla cavolo, però mamma mia! Io sono innamorata. Fa molto Shakira, Shakira. Fa molto Shakira. Vabbè, l'attaccatura logicamente non è delle migliori, ma guardate, per averla presa su Amazon è favolosa. Vorrei, ecco, vedete così, tornare ad averli. Bianchini, platino. Scendendo a pranzare alle 3:10. Dai, poteva andare peggio. Qui c'è uno sovragnomino che dorme. Sono Gino Bonino. Mamma mia, mamma mia. E io ti scompio tutti i capelli, ciao. Ho scaldato la pizza che ho mangiato ieri sera. In realtà due l'avevo già mangiate prima. Ops. E poi ho aperto un avocado, questo qui è piccolino, guardate il mio dito, è proprio piccino. Pane dorato. Questi avocado l'ho presi da Sicilia Avocado, che in realtà è un sito internet, ma mi ispirava tantissimo perché ne ho sentito parlare. Vedete, fa questi con la buccia ruvida così, che sono i miei preferiti e qui non li trovo quasi mai. Sono piccolini, quindi ne ho presi 6 e li proverò. Faccio vedere come faccio il mio piccolo avocado toast. Avocado, io non lo spiaccio perché mi piace così. Semi di sesamo, semi di zucca, un pizzico di sale e via. Prima di iniziare quello che voglio fare adesso, apriamo la casellina perché ieri non l'abbiamo aperta, quindi ne dobbiamo aprire due. Mi metto qui, come sempre, allora oggi Gwenda è più appiccicosa del solito perché ha un po' di problemi alla pancia. Poi dite, perché? Tutte a me, tutte a me. Quindi vorrà salire in braccio, ma io lo dovrò rimettere qui. Allora, ieri era 14, sono qui la 14 e all'interno c'è una matita grigia, si chiama Onyx ed è delle Faux Blacks. Io questa qui, se non sbaglio, ce l'ho già, ma devo controllare perché questo colore è molto bello, è tipo un grigio antracite. E poi oggi è 15. Allora, non mi sono fatta spoiler, quindi non so davvero cosa sia, ma anche quello di ieri non sapevo che cosa fosse. Allora, a parte il fatto che ho distrutto la casellina, ma vabbè. Ho trovato un soft matte metallic lip cream colorazione 02 Copenhagen, che è estremamente bello e io già ce l'ho infatti in versione full. No, questa è già la full size, quindi che sto dicendo non lo so. Adesso cosa devo fare? L'altro giorno ho messo un po' a posto i trucchi, nonostante ci sia ancora un casino. Oggi cosa volevo fare? Volevo un po' mettere a posto il bagno, perché ho una marea di prodotti che io comunque
non utilizzo. Ho già tolto questi che porterò sempre a Franci perché lei ha la pelle grassa. Quindi vedete, tipo c'è la linea questa qui che le piaceva un sacco di Mesauda. Già le avevo dato qualcosina. Poi dopo le devo impacchettare un bel pacco regalo, anzi. E ora vedo un pochino delle cose da togliere. Perché è un gran peccato tenere queste cose per la skincare. Alcune mai aperte, anzi la maggior parte mai aperte. Che poi io utilizzo sempre le stesse cose. Cioè non è perché ci collaboro, ma io vado sempre dritta su Hello Body. Perché ho i miei step, ho i miei prodotti preferiti. E non lo so, faccio prima. Chiudiamo la porta che mia madre sta vedendo un film natalizio. Quindi, allora io andrei a ripiani. Il primo è quello dei capelli. Però ci sono anche delle cose di skincare perché non sapevo più dove metterle. Tipo questo di Bosch Exfoliating Peel Gel al carbone, quindi per pelle grassa deve essere top, io lo do perché io ho mai usato, poi non ho la pelle grassa, ma ce l'ho mista, cioè a me mi si lucida solo sta zona qui, non so se la vedete, io ho esattamente la classica pelle mista, bordi secchi, zona T un po' più grassa, poi questo qui di Hello Body lo adoro, dei capelli, è l'olietto dei capelli, questo lo tengo perché è il mio adattamento Olaplex, questo qui è l'elixir dei capelli che ha fatto Martina con Cosmify, lo tengo perché mi piace molto, questo è il detergente di Foreo, quindi lo tengo, però poi lo dovrò mettere da qualche altra parte, non nella sezione capelli, poi questa è una maschera colorata per i capelli che mi ha inviato Pupa, che dovrebbe fare i capelli rosa, in realtà sono troppo curiosa di provarla, ma sono fifonissima a riguardo, quindi lo terrò nell'eventualità, ma non lo so. Poi qui c'è la mia super gel che ho utilizzato tantissimo in accademia per fare la calotta, parrucche, quindi lo tengo perché non si sa mai, visto che ogni tanto mi chiamano per fare dei trucchi, ma faccio anche i capelli, perché diciamo me la cavicchio anche nelle pieghe, nelle cose, quindi meglio tenerselo. Poi questo qui è un Blow Dry Accelerator Spray di Aveda, quindi dovrebbe tipo accelerare l'asciugatura dei capelli, come tengo anche questo qui di GHD, lo shampoo secco di Mulac che è quasi finito, poi questo qui Daily Hair Repair sempre di Aveda, mai usato, stava là dietro, mamma mia, vedete? È un trattamento senza risciacquo, c'è scritto, io me lo tengo perché ha anche un ottimo odore tra l'altro, e poi c'è il mio shampoo secco preferito che è questo qui della Batiste, infatti è tipo gigante, che è il gusto tropical. Ultimamente non uso tanti shampoo secchi perché ho notato che quando lo spruzzo poi mi cascano una cifra di capelli, fatemi sapere se capita anche a voi, se l'avete mai notato, io li evito ormai per questo motivo perché poi mi spavento. Poi mi sono munita di panno catturapolvere, così almeno spasolo anche. Niente. Poi ripiano sotto, mi dispiace solo non riuscire a farlo insieme a voi e farvi vedere tutto, ma comunque c'è un altro prodotto di Hello Body che è il Coco Prime, se riesco lo metto poi nella sezione Hello Body, ma si espande sempre di più e non c'ho più posto. Poi questa qui è una mascherina di Sephora ed è sempre l'argilla, è detossificante e ossigenante. Questa in realtà la vorrei provare, me l'avevano regalata tipo per il compleanno, una cosa del genere. Poi lo scrub labbra di Lush che mi hanno regalato l'altro giorno, poi questo qui è il siero illuminante notturno di Pixi, la maschera, questa qui dorata, quella che vi ho fatto vedere anche l'altro giorno nel decluttering, poi queste sono le spugnettine, quelle al konjac di Hello Body, adesso hanno fatto quella per il corpo e ne ho due del viso, una della linea aloe e una della linea normale, eccole qui, le insecchine fanno impressione, cercherò di metterle nel cassettino. Poi questa qui è sempre al carbone ed è della Origins, che è uno dei miei marchi preferiti per la skincare, lo adoro, dovrebbe essere francese se non sbaglio, ed è una maschera al carbone miele purificante e nutriente, quindi io questa me la tengo perché in realtà mi piace assai. Poi come mi piace tantissimo questa, ragazzi, mamma mia, c'ha un odore. Questa qui è della Skin Food ed è una maschera levigante al miele e mostarda, che tipo se mi conoscete almeno un po' e avete visto tipo i video assaggi lo saprete, sono tra i miei gusti preferiti. Poi altro marchio, no mi sa che è questo che è francese, Darphin Origins, non lo so, vabbè comunque Darphin anche favola. Questa qui è pazzesca, l'avevo presa su Octoly quando ci collaboravo, ma costa davvero un bel po', li vale tutti secondo me, è illuminante e purificante, proprio divisa in due parti, come vedete, yin e yang, e la uso tipo col contagocce perché
mi sta per finire e sono tristissima. Poi questa qui è di Nakomi ed è l'argilla nera Cleansing and Detox Face Mask. Io la utilizzo mischiata all'acqua e la metto sui brufoletti quando li ho, quindi questa assolutamente verrà tenuta. Poi questa qui si chiama Wedding Mask di Aveda sempre ed è una maschera facciale per la notte. È estremamente buona, vi ripeto, io adoro anche questo marchio, quindi la tengo. Poi qui c'è dei campioncini di Mulac, i patch per le imperfezioni. Questo, dove li tengo tutte le maschere? Qua sotto, dopo lo metto. Qui invece, queste qui le devo buttare perché ormai sono belle che scadute. Sono le maschere di L'Oreal all'argilla. E poi ho due scrub. Il Pau è di 12 mesi, ne saranno passati 46. Male, 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 però non le ho usate, quindi insomma non è successo nulla. Puliamo anche questa mensolina, che è andata meglio dell'altra, si vede che l'avevo già pulita. E in questo ripiano, che come vedete è altezza mano, ci vado poi a mettere le cose di Hello Body che sono troppo lì in fondo. Mamma mia che casino, comunque dove passo io si forma la catastrofe. Poi passando al ripiano sotto, questi qua sono dei Peel Pads Glow di Pixi. Praticamente io in realtà volevo comprare questi, che sono i patch contorno occhi detossinanti per sgonfiare l'occhiaia, perché li adoro, li adoro, li adoro, li avevo provati due volte e poi non li ho più presi. Il problema è che sono andata da Sephora, pensavo fossero questi, quindi li ho comprati tutti entusiasta, sono arrivata a casa, ho aperto, in realtà ci sono dei cotoncini imbevuti di un peeling 20% acido glicolico e acqua di rose, però li tengo perché in realtà li ho utilizzati qualche volta e mi piace, quindi ho nell'errore che poi costano più dei patch. Mi è andata così. Leggete sempre bene quello che comprate. Poi questo qui è la maschera stick che ho comprato a Los Angeles di Sephora, vedete, sempre al carbone. Questa me la tengo perché comunque è nuova, l'ho provata una volta sola. Poi queste due sono assolutamente tra le mie cremine preferite. Questa è la Total Moisturize di Benefit. Questa qui è la Trinity di Mulac. Poi qui c'è una fascetta dello body che devo trovare dove metterla perché occupa un sacco di spazio. Poi qui ho due sieri. Uno idratante di Biotherm, anche questo è un ottimo marchio per la skincare. E questo qui idratante di Anastasia, che è uno dei miei sieri preferiti quando faccio tipo i massaggi col foreo, perché sa proprio di centro estetico ed è anche questo idratante. Anche perché sfatiamo questo mito che solo la pelle secca ha bisogno di idratazione. Non è vero, anche la pelle grassa, anche la pelle come la mia appunto mista, tutto sta nelle dosi. Poi ho queste due maschere che avevo comprato da Sephora. Una in realtà è una sorta di peeling mask, quindi ha dei leggeri granulini, vedete che fanno da scrub. L'ho usato una volta ed è troppo leggero anche per la mia pelle, che comunque è un po' sensibile. Mentre questa qui è un hemp mousse mask, dovrebbe essere tipo con foglie di canapa, e questo minimizza i pori, assorbe l'eccesso di sebo, riduce le imperfezioni eccetera eccetera. Quindi questo la voglio ancora provare bene. Questo invece la regalo a Farà, o comunque lei farà la seconda distribuzione, come la chiamo io, cioè regalerà a sua volta. Poi qui ho un Coco Kiss nuovo, che devo capire perché sta qua, perché le mie scorte Hello Body nuove stanno nell'armadio. Anche questo vai a capire perché sta qui. Buono, è un lip scrub di Jeffree Star, poi della collezione di Natale dell'anno scorso. Anche questo Pau 12 mesi andrebbe buttato, però io l'ho preso a Natale, quindi manca ancora qualche giorno. Poi questa qui è una maschera detox mask in 2 minuti, praticamente si gonfia ed è fighissima. Questa qua mi piace un botto, anzi ve la faccio vedere. Voi la mettete ed è tipo in gel, la spalmate, in realtà da subito si comincia a vedere, vedete questa schiumettina bianca, piano piano si gonfia, si gonfia, si gonfia, eccola qua, e la tenete infatti 2 minuti. Ragazzi, sì, io me la tengo sulla mano, vi faccio vedere poi. Poi questa qui è un'acqua micellare Instant Glow di Face D, la tengo perché l'ho usata pochissimo. Guardate qua quanto si sta gonfiando, cioè si alza proprio, forse qua si vede meglio. Poi qui ho un contorno occhi sempre della linea di Benefit,
Che in effetti uso pochissimo. Però mi ricordo che mi piaceva, quindi me lo tengo. Qui nel frattempo, prima che mi lievi la mano, me la sciacquo. E poi, come ultimo, c'è il Mubai, che è lo struccante solido di Mulac. Allora, io devo essere onesta, a me personalmente non è piaciuto. Infatti non riesco a finirlo e lo darò a Giulia, che invece lei lo ama. Io trovo che abbia dei granellini all'interno troppo duri e a volte mi sono andati negli occhi, sono entrata in panico. Infatti il mio preferito di sempre rimane assolutamente questo qui di Clinique, che è il Take the Day Off, cioè non c'è niente da fare. Quindi questa a Giulia. E siamo finalmente arrivati alla parte low body, che vabbè la tengo tutta, quindi non c'è bisogno, vi faccio vedere, sposto solo le cose. Vabbè, poi facciamo che io qua continuo a mettere a posto, perché sennò non usciamo più. Non vi nascondo il posto che sto facendo adesso, perché tanto sapevate che l'avrei fatto. Sto facendo il Grinch. Sto cercando di fare le rughette che lui ha, no, sulla guancia. L'unico problema è che io penso di averle fatte un po' troppo alte, però se mi metto così in posa magari rendono l'idea. Sto prendendo spunto da questa foto di Abby Roberts, che io adoro, cioè tipo la mia dea dei make-up scenografici. Vedete che lei avrà il viso più piccolo del mio, perché l'ho vista anche dal vivo al party a Los Angeles di Anastasia ed è minuscola. Quindi vediamo quello che uscirà fuori. Per ora sto abbozzando. E tipo 2 ore dopo, questa è l'evoluzione. Sto ancora terminando, devo mettere tutte le ciglia, finire di fare i dettagli sulle sopracciglia, ripassare le rughe, perché poi la foto quando la scatti porta via un sacco di colore, soprattutto la parte scura. Dopodiché mi devo imparruccare con la parrucca verde che avevo già preso qualche tempo fa ed è stupenda, ed è tipo gigante, quindi la devo mettere. Poi mi devo mettere il cappellino di Natale, poi vedremo l'opera finita. Ah, sono sfinita, però ogni volta ne vale la pena. Ci vuole un po', ma vabbè, mancano anche le ombre ancora, però poi ne vale la pena. Ok, la parrucca che avevo comprato è stata un flop, perché in realtà è turchese, io pensavo fosse verde scura. Perfetto. Comunque, in ogni caso, è lunghissima anche questa. Sembra quasi tipo quella di Sailor Pluto, per intenderci. Quindi, vabbè, la modificherò poi in post-production. Detto ciò, ho appena finito di scattare. Ho anche questo cappellino, che mi sono appena accorta che c'è ancora l'etichetta. Perfetto. Speriamo non si veda nelle foto. Comunque, il look alla fine mi piace molto. Il problema di poi, quando fai queste cose, è che ti devi struccare. Per farvi vedere quanto sono lunghi, ci puoi fare una sciarpetta. Detto ciò, adesso mi tolgo questo cappello che perde i glitterini. Mamma mia, non c'è cosa peggiore. Vi faccio vedere, guardate questa parrucca. C'è un mullettone con dei capelli extra. Ora lo facciamo provare a mia sorella. Giorgia, provati questo. Beh, ecco, così si tiene. Ed è subito Regina Elisabetta con i capelli turchi. No, guardate allo specchio. Io mi vedo. Ah, ma non percepisci il colore appieno. Yes. Non ti do, no, particolarmente. No. A me sì. Ma io non voglio struccarmi, ragazzi. Come faccio? A parte che adesso devo lavarmi i capelli, farmi la doccia, editare questo vlogmas. Non voglio struccarmi, no no. Ma devo farlo, sì sì. Cosa ho fatto nell'ultimo periodo in cui non ci siamo sentiti? Allora, ho messo un pochino a posto. Ho impacchettato delle cose che devo andare a spedire domani, tra cui i soliti Funko Pop che comprano, alcuni resi che devo fare, così prima di andare da Francesca. Passo alle poste, mi sono già prenotata sull'applicazione alle 9 appena apre, così non hanno scuse. Spero non ci sia troppa gente, anche se è lunedì prima di Natale, quindi non lo so. Però comunque, in ogni caso, io mi sono prenotata, quindi o alle 9 o alle 9:05, quello è. Poi appunto vado da Francesca, lei abita un pochino distante da casa mia, però spero a quell'ora di non trovare traffico. Qui abbiamo un cagnolino che si sente un po' male con lo stomachino. È vero, ha fatto una puzzetta che mamma mia, è stata terribile. Tra l'altro mi devo ancora lavare i capelli, perché cioè guardate, le mie ciocche bionde sono diventate verdi. Ok ragazzi, ho deciso di stoppare qui il vlogmas per oggi, tanto non farei nulla di interessante, anzi, oggi è stata una giornata proprio sottotono, anche a livello di vlogmas. Però insomma, spero vi abbia tenuto comunque compagnia. Noi ci vediamo domani, che sicuramente sarà una giornata più interessante, poi vi dirò cosa dobbiamo fare con Franci, anzi, che mi emoziona così tanto. Detto ciò, mega bacio e ci vediamo domani.